Allora, entriamo in merito al dibattito più, tra virgolette, piccante, che è quello delle scommesse. Giorni fa si è sollevata Questo questa inchiesta, polverone. questo polverone da parte di Fabrizio Corona, ne è stato parlato in diretta proprio qui a 7 Gold, e sono stati fatti dei nomi, 3/4, ma ne usciranno ancora degli altri, questo l'ha dichiarato proprio Fabrizio Corona, che Io proprio posso dire domani la farà mia, altri nomi. un'indagine che si basa sulle cose vere o false che siano. Diamo pure per scontate che siano vere, ma che si Beh, basino qualcosa di sulle vero. dichiarazioni di Corona per me è una cosa Però comunque alienante. andando poi I a giudici scavare, le cose sono dovrebbero anche essere, veritiere. insomma, un Secondo pochino più, me, Maurizio, diciamo così, attenti a seguire le la proprie notizia piste. criminis va sempre Ma ponderata. molto spesso la notizia criminis, se lo sai meglio di me, Va siccome non ponderata. c'è all'inizio, viene Viene creata imbeccata, viene successivamente. data in No, maniera vabbè, che esce la notizia criminis però e si va ragazzi, avanti. aspettando capiremo, ma io credo che sia così, cioè almeno me lo auguro, che l'inchiesta della Procura di Torino, Inizia nel 2022. sì, e ribadiamolo perché Corona anche questa sera alla Zanzara ha parlato di tante cose, ha detto che ci sono più di 50 nomi, ha detto che sono Non coinvolti solo giocatori, esatto. procuratori. E secondo me ha fatto un'altra cosa che non è molto corretta, ha ancora accusato la Juve Gli ho messo a denuncia. di sapere. C'è da dire una cosa, io credo che questa cosa che Ma dico lo non disse possa anche qua a essere 7 smentita. Gold, lui lo Cioè, disse. Fagioli ha saputo dell'indagine su di lui a fine maggio. Esatto. L'ha Confermo. saputo a fine maggio e la Juve l'ha saputo qualche giorno dopo quando gli avvocati di Fagioli sono andati dalla Juve, hanno parlato con gli avvocati della Juve. Poi Fagioli si è autodenunciato, per A inciso, fine agosto. Giuntoli arriva dopo, Il 30 non c'era, agosto. no? Non c'era. Però voglio dire, sono accuse senza senso, perché intanto, cioè, era giusto che Fagioli, al di là della scelta di autodenunciarsi e la Juve di prenderne atto e comunque, voglio dire, di comunicare a sua volta come Beh, però si è società. autodenunciato una volta che ha scoperto che c'era un'indagine su di Sì, lui. alla Procura federale si è Certo. autodenunciato, Sì, è chiaro, è certo. E le chiaro. voci non erano venute fuori da agosto a sta No, parte, cioè quando sapeva comunque. che sarebbe Però uscita se mi comunque. consenti, No, Fabio, scusa, sì. Paolo. Paolo, voglio dire una cosa, Prego. però secondo me adesso bisognerà vedere se la Procura di Torino, l'inchiesta della Procura di Torino coinvolge davvero così tanti giocatori, io ho dei dubbi che siano così tanti, e invece Corona, che continua a promettere e rivelerà dei nomi, Infatti. cioè sappia queste cose e stia facendo. D'altra Da fonti ovviamente diverse, fonte, sono sicuro, esatto. ma secondo me, avendo un controllo diretto o indiretto di questi siti dove questi eventuali calciatori giocavano, Cioè perché tu se no non dici, può secondo te, sapere lui queste conosce i siti cose. dove giocavano e quindi... Secondo me sì. Però Però voglio scusate, dire, non è Corona strano. è stato interrogato come Informato sui informato sui fatti, e fatti. quel giorno, Quindi Paolo, scusa, quel questo giorno mi non fa. dovevano coincidere, diciamo, le due Sì, strade di attenzione uno che che prova vuole quando te la fare. dico. Perché la prova penale è libera, quindi può fare quello che vuole il magistrato, però è grave No, ma io ti che se dico, è vero è quello che stato dice qui parla Paolo, che in molte d'avvocato, ipotesi. no? Parli Sì, d'avvocato. parlo d'avvocato, per carità, sarebbe molto grave se i magistrati dovessero attingere le indagini, la notizia criminis, dall'affermazione di Corona. No, no, io non dico No, quello. dalle No, no, prove, no, mica no. dalle Dico che affermazioni. sembrano due cose che vanno in parallelo e non convergono. E incidentalmente all'inizio quello che Ma dice appunto, Corona converge con certo, ma le. appunto per questo dobbiamo sapere da No, dove no, no, vengono no. le Ma indagini. Però secondo me scusate. sono diverse. Cioè. Certo. Però scusa Paolo, allora, il giorno dell'incontro, diciamo, di questi due enti, cioè l'indagine che è iniziata nel 2022, Corona che, diciamo, per sue strade Ragazzi, non ha andiamo però saputo. per occhio su queste robe qua, perché è un percorso minato questo. No, Io ve lo sì, ma dico da infatti. fuori perché No, ma io sto vi solo di. assicuro che No, ci è sono ancora non troppi definito. chiacchiericci e tante persone che stanno Questo è querelando per sicuro. notizie, no, No, e tante persone che no, ma querelano noi una cosa per di notizie certo false non e inseguiamo. inseguibili. No, No, ragazzi, no, 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 i nomi no, sono no, sentiti. Perché Perché non c'è si nessun reato da sente parte qualsiasi nostra. roba, no? Quello ha Francesco, detto, quell'altro ha non riportato, è quell'altro ha molto fatto. corretta la nostra discussione di Paolo, Sì, tua, Paolo, di scusa, da Maurizio. avvocato, ti faccio una domanda perché non, per capire anche da No, casa, però ti magari. faccio un Sono esempio. sempre Fagioli è stato tacciato come quello che ha raccontato e ha fatto i nomi. Non è così. Sì, Non ma è se ne così. sono sentite in No, questi non è giorni di tutti così. i Non è colori. così. Perché a maggio, come diceva Paolo, c'è stata l'indagine su Fagioli.
dove hanno sequestrato probabilmente quello che dovevano sequestrare, no, e lui non è andato a raccontare. Voglio chiedere all'avvocato, scusa, perché puoi far passare uno oltre che per errante, sì, no, anche a esecutore degli altri. Occhio. No, io voglio capire, no, una cosa tecnicamente, scusate, perché ma anche da casa si fanno queste domande. Cioè, per esempio, Paolo, il giorno in cui vanno ad apportare gli avvisi di garanzia in nazionale a Zaniolo e Tonali, è una conseguenza del fatto che c'è stata la fuga di notizie? Probabilmente sì. Sì. Però quel pomeriggio viene convocato Corona, questo giusto? Non possiamo dire, perché ha detto anche lui, mi stanno chiamando. Il magistrato lo direbbe che è una casualità. Vabbè, è una casualità. Però dico, scusate, quel pomeriggio lui viene convocato Corona. Lui Corona si sente. Oh, quindi gli chiedono, non delle parole, perché non è no, che uso, dei fatti. Oh. No, gli chiedono come ha saputo. Delle prove. Acquisiscono notizia di reato che ha un collegamento con Corona e quindi. Guarda caso, quella sera. E Corona lo sottolinea, infatti, per aumentare la sua credibilità, dice: guarda caso, quella sera vanno in nazionale e danno gli avvisi di garanzia. Quindi sortiscono una conseguenza. Il ruolo di Corona è collaboratore. Il ruolo di Corona. Sei tu il primo che entra su tre persone che parlano. No, io dalle 8:30 che non ho detto una parola. No, stavano parlando loro due, ti sei buttato in mezzo. Ragazzi, io stavo facendo. No, Francesco. Io mi sono ragazzi. Però scusa, no. Ragazzi, alle 10. Stavano parlando loro due, ti sei buttato in mezzo. No, stavo dicendo io una cosa. Stavo dicendo io una cosa, Francesco. No, prima. Stavo facendo la domanda a lui prima. E poi siete di nuovo intervenuti senza che era finita la questione. Sì, ragazzi, allora finiamo un attimo con Michele che poi andiamo in allora, pubblicità. Sto dicendo questa cosa che si incontrano le due parti, nel senso la versione ufficiale dell'indagine con la persona che aveva anticipato i ma nomi. Ma perché sto discorso, Michele? Diventando Madonna. Sto dicendo, poi esce successivamente il nome di Zalewski, giusto? Sì. In quel momento c'è una separazione delle due parti che invece erano andate sullo stesso binario convergenti perché su magari Zalewski è sulla procura di Roma o su un'altra procura o su Piacenza, faccio un esempio, tra l'altro il discorso di Piacenza può essere diverso quel procura, quindi bisogna poi però sto dicendo da avvocato, una volta che lui viene convocato può essere che lui tranquillamente continua a andare per la sua strada? No, agli inquirenti non gliene può lo sta facendo. La cosa grave è che per me la cosa grave è che lo sta facendo, vuole che glielo facciano pure fare. La cosa grave, scusatemi per favore, la cosa grave che dice Maurizio e che è fondamentale, su cui sono anche d'accordo, è che gli inquirenti stanno attingendo notizie da un'altra fonte che diventa una fonte più credibile. Ma da no, loro. Ma no, Paolo. Come ma scusa, no? Ma la procura di Torino non attinge fonti da Corona. Scusami, perché ha intercettazioni e perché ha fatto l'avviso di scusami, Paolo. Ma no, Paolo. Non sono d'accordo, ti spiego perché. Perché la procura di Torino avrebbe fatto l'avviso di garanzia coevi a tutti i giocatori della nazionale. Se domani ci saranno giocatori della nazionale che escono. Questo ti voglio chiedere. È una notizia successiva, supervenience, si dice successiva. Sì, quindi c'è secondo te in base a quello che dice domani poi ci sono gli avvisi di garanzia. Che Corona ha delle fonti autonome, diverse e valide. Scusa, ma quello che dice Corona sono informazioni sue. Sulle quali si prenderà delle responsabilità. Esatto. E che passeranno poi al vaglio dei magistrati. Sia rischiando di essere querelato dalle persone che coinvolge, se non saranno tipo indagate. Zalewski che ha detto. E magari può essere indagato anche dalla procura di Torino per rivelazione di segreto d'ufficio. Sì, ma se no? Zalewski fa giusto una... o no? Se ma lascia perdere Zalewski. No, se, ho fatto l'esempio. Se Corona fa 50 nomi e 35 non c'entrano nulla. Scusami. E può essere querelato. Se Zalewski no? fa. Se Zalewski fa una querela, fa una querela nei confronti di Corona e poi successivamente risulta indagato, si becca la calunnia. Vabbè, ma è ovvio. Allora, vabbè, ragazzi, ma adesso non andiamo oltre. Fermiamoci un secondo, perché siamo in pubblicità. Non si può dire che la procura di Torino che fa gli avvisi di garanzia sentendo quello che dice Corona. No, c'è una PM della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, che fa delle indagini. Corona ha delle informazioni che sono molto particolari. E queste, che cosa, rivelazioni, che queste rivelazioni si sono rivelate. Vedo questo 3-4 di Gianluca. Gianluca che al volo. 3-4-3. 34.000 euro prende Corona domani per domani andare sera, esatto. E questa è un'altra storia di cui dovremmo parlare. È una notizia che è giunta poco fa. Allora, l'ha detto lui. Io poi voglio andare da Paolo perché comunque tu hai anticipato alcune cose, però insomma vorrei che si entrasse nello specifico di quello che ha detto dopo poi la pubblicità. Dopo la pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo.
Allora, questo caos scommesse sta sollecitando diversi problemi, diversi polveroni, non soltanto all'esterno, ma anche all'interno, all'interno del nostro studio. Ognuno ha le proprie, esatto, perché ognuno ha le proprie teorie. Beh, di certo quello che è che da un nome alla fine stanno emergendo veramente altri personaggi. Io voglio non chiedere solo calciatori, a Massimo che idea si è fatto di tutto questo polverone. E se questa è una cosa. Aspetta un secondo, Massimo, prima di arrivare da te, voglio andare da Paolo, perché? Perché tra le varie dichiarazioni che ha fatto proprio oggi Corona, ha detto questo è un caso come Tangentopoli, sbaglio, una cosa simile ha detto. Sì, 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 è esattamente come era Tangentopoli, dice Corona la zanzara, sono coinvolti tutti, procuratori, società che non potevano non sapere, un 40% dei calciatori scommette. E poi paragona ancora la ludopatia alla dipendenza da cocaina. Dice tante cose. Su Tonali dice che non ha giocato sul Milan, ma giocava al banco scommesse, cifre esorbitanti, che ci saranno più di 50 nomi. Su Bonucci ha detto ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva. Sul cachet, sulla polemica di cui parlavate anche voi prima del cachet alla Rai, dice... ci scherza sopra, dice 30.000 euro di cachet, di più, 34 credo, e poi tante, tante altre cose. Quanto scommettevano? Botte da 100.000, 150, 200, 300.000 euro. Intanto vi dico anche che la partita Belgio-Svezia è stata momentaneamente sospesa, le ultime notizie parlano appunto di questo attentatore in viaggio verso lo stadio. Ricordiamo ancora questo attentato ISIS a Bruxelles, dove sono morti due tifosi svedesi, nel pieno centro di Bruxelles. Questo attentatore che rivendica la paternità all'ISIS di questo attentato, appunto, a colpi di Kalashnikov ha ammazzato due persone di nazionalità svedese. Insomma, Massimo, perché voglio dire una cosa. Sì. Cioè, una cosa, secondo me, comunque, al di là delle interpretazioni, delle ipotesi che staremo a vedere, secondo me la fotografia da fare, la preoccupazione da avere, no? Al di là poi del dispiacere per i ragazzi che si sono fatti gli errori, pagheranno. Allora, se davvero sono così tanti calciatori e sono importanti, il primo problema qual è? Se, come sembra, la Federcalcio, la Procura Federale, vuole essere severa nelle punizioni e non fare sconti. E abbiamo già visto che ci sono dentro due nazionali su tre, no? Nei nomi che abbiamo fatto. Sì. Con che nazionale, ammesso che sia tutto vero quello che dice, fa capire Corona, con che nazionale andremo agli europei? Perché bella domanda. Questi giocatori saranno fermati. Uno, secondo me poi l'altro tema più grave, più preoccupante, sempre se è vero come dice Corona, perché questo dobbiamo stare, se sono coinvolti dei dirigenti, allora diventa veramente un casino, perché se sono coinvolti dei dirigenti e vengono sanzionati c'è la responsabilità oggettiva. Allora cosa facciamo? Pagano i club? Riscriviamo le classifiche? Ci sono i punti di penalizzazione? Sarebbe veramente un delirio. Certo. Sarebbe un delirio. Cioè, secondo me sono questi due i temi. Cosa succede per la nazionale che speriamo andrà ai prossimi europei, no? Quest'estate. E se saranno coinvolti i dirigenti, che terremoto... Questo è un terremoto tra virgolette, capisci? Questo, ma per no, questo dico io, Paolo, che terremoto che... può succedere nella, nella Serie A. Ma per questo dico io, una poi, volta che c'è una cosa di due cose che preoccupano, nazionale tempesta. E campionato. Nazionale e campionato. Ma per questo dico io, Paolo, una volta che c'è una fuga di notizie, in quel momento l'indagine subisce uno stop e deve intervenire. Non è che puoi aspettare le trasmissioni. No, i due punti che ha stigmatizzato Paolo sono precisi, specialmente il secondo, le società che sarebbero al tempo stesso parti lese. Però qui si sono di sé e i ma, perché adesso ancora non lo sappiamo. E per responsabilità. Però ci sono cose che sappiamo. Vedevo che scuoteva la testa Massimo. No, io scuotevo la testa perché sono d'accordo con quello che ha detto Paolo Bargigia. E vado a completare il discorso che faceva Paolo, che io parlavo con un grande ex calciatore che oggi è un grandissimo dirigente in Inghilterra. L'Inghilterra, voi come ben sapete, è la patria della scommessa. Scommettono su tutto, scommettono dappertutto, eccetera eccetera. Voi pensate che c'è solo un calciatore che scommette in Premier League? Che è questo Tony, che peraltro l'hanno preso per le orecchie, perché dopo 350 scommesse fatte sulla Premier League, di cui una trentina fatte sulla propria squadra, che è il Brentford, l'hanno dovuto legare, ok? Però non è venuto fuori nessun altro.
E voi pensate che in tutta la Premier League solo un calciatore scommette? No. Scommette? No. Evidentemente no. Ok, perfetto. No. Finisco. Sapete, intanto in Inghilterra gli unici corona che ci sono in giro sono quelli che parlano, il gioco di parole, della corona inglese. Quella sì che fa parlare, ma siccome il prodotto Premier League lo devono esportare e vale tantissimo, se dovessero venire fuori che 4 giocatori dello United, che 3 del City, che 4 dell'Arsenal, che 5 del Liverpool scommettono e gli devono dare 8 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, viene fuori un casino talmente grosso che la Premier League da 100 milioni di pound vale 10. Ok, siccome però sono più furbi di noi italiani, che invece diamo credito a questa gente, come ha detto giustamente Spalletti, questi sciacalli, sapete cosa fanno in Inghilterra? In Inghilterra partono, chi ha sbagliato viene sanzionato o direttamente dal governo o dal club, e non sanzionato con 10.000 pound, sanzionato con 1, 2, 3 milioni di pound a testa, che deve pagare o il club o deve pagare il giocatore stesso. Ma di queste cose è venuto mai fuori qualcosa, se non questo Tony che gioca e che purtroppo l'ha dovuto legare per far sì che non giochi? Non è venuto fuori niente. Noi siamo che adesso, per chiarire, non è il nostro Tony. Per un ulteriore scandalo, ecco. Per un ulteriore scandalo che poi ci porta a far sì che la Serie A non vale un cazzo, no, rispetto a tutte le altre competizioni europee. Vagliamo zero, vagliamo. La verità è questa. Ecco, io però mi collego proprio a quello che stava dicendo Massimo, ovvero sul tema delle punizioni, perché diciamo che quando uno sbaglia, appunto, è giusto che paghi. Secondo l'articolo 24 della giustizia sportiva, sì. Paolo, penso che me lo puoi confermare, della FIGC. No, ti posso confermare anche questo... la gradualità diversa a secondo se uno si autodenuncia. Ecco, si autodenuncia, se invece scommette sulla propria squadra. Ma anche se si autodenuncia dopo il fatto e vuole patteggiare o trovare una limitazione ammettendo la responsabilità, ha una pena inferiore a quella. Rispetto, ecco, perché l'articolo 24 dimmi è pesante. Sì, perché non anche, però ditemi Paolo, se non... Scusami, anche questo articolo 24, cazzo, ma cambiatelo. Ma ragazzi, ma come fate a pensare? Ma io lo sto commentando, Massimo. 2, 3, 4 anni, scusami, 2, 3, 4 anni con un mio compagno che vedo che gioca sul sito, mi gioca Spartak Mosca, Dinamo Kiev, o non so chi altro, un'altra squadra, altre due squadre che fuori dall'estero, io vado e lo denuncio. Ecco, no, però a proposito, perché non lo farebbe nessuno, ma non lo farei neanche io qua. Sono regole del cazzo queste. Le regole non le ho fatte io, le hai fatte tu. Non ho detto a te, certo. Paolo. Sto semplicemente dicendo che c'è una, tra virgolette, costituzione calcistica, certo. Ok, ci sono delle leggi calcistiche che vanno modificate, ma l'abbiamo già detto altre volte. Io questo voglio chiudere il concetto. È una legge che sicuramente arriverà dagli anni 80, quando i giocatori si vendevano le partite. È una legge dell'89 questa qui. Mio compagno. Massimo, c'è un motivo se la regola è quella. Il problema è un altro. Sì, però un attimino, spieghiamo la regola. La regola dice 3 anni di squalifica, quella sì, generale, 25.000 euro. Però voglio dire una cosa, c'è una gradualità diversa, dicendo, esatto, a seconda della tipologia della situazione. Quindi è chiaro che uno ha fatto, Zaniolo ha preso una linea contraddittoria, di contrasto, Fagioli una linea opposta invece di morbida. Tonali sta seguendo Fagioli, oggi è andato in procura per questo motivo. Quindi diciamo cercano di attenuare la pena. Sì, ma tu Paolo sei d'accordo che la giustizia può essere, diciamo, poi a seconda della convenienza del sistema? Pena, io no. Cioè, se scusa, mi danno Massimo, 8 mesi, che è una cosa normale, se gli 8 mesi me li danno da maggio a ottobre. Ma però, scusate, è diverso che Massimo se mi danno una cosa dicembre, però, a maggio. Bravo Maurizio. A Tony del Brentford hanno dato una pena di 8 mesi, di cui ne sconta 4 o 5, perché passa adesso le vacanze, loro le contano quelle. Se fanno il processo a maggio, però, capito, un altro po' li dobbiamo premiare. Però dato che in tanti hanno chiesto. No, non ho detto questo. Non ho detto questo, caro Borrelli. Non ho detto che devi premiarli. No, però... Ho detto che intanto devi salvare
salvare, intanto devi salvare il tuo prodotto, esatto, e non fare troppo casino. Lì con i politi li castighi, dagli a uno che guadagna 3 milioni, gli dai 5 però, milioni Massimo, di multa. Però la regola così non si può cambiare. Deve giocare altri 2 anni gratis. Però Massimo, la regola, come abbiamo detto anche in altri scandali, purtroppo in Italia siamo abituati qua ogni anno, si deve fare a bocce ferme. Se adesso succede uno scandalo e siamo con la regola che è così, io però sono d'accordo con Massimo. Io trovo assurdo che si debba scusate la domanda, in tutto ciò è assurdo che uno non deve scusami Michele no, in tutto ciò è assurdo che si debba aspettare le confessioni a pagamento di una persona che tra l'altro ha già dimostrato, ma sta dicendo perché anche un'altra cosa, gli è successo però già di aver scattato delle foto e poi essere andato dal personaggio e dire che faccio, le pubblico? Certo. Ecco, allora aspettare questo però, e soprattutto farlo andare nelle televisioni pubbliche appunto, con i soldi pubblici per lui. Aspettare questo per alimentare i pruriti delle persone che vogliono sapere i nomi, Maurizio, io la trovo una cosa aberrante. Maurizio, intanto sottolineiamo per quelli che sono intervenuti sui social eccetera eccetera per l'intervento di Fabrizio qua, che noi non l'abbiamo pagato, prima cosa. No, certo, sì. Noi abbiamo fatto intervenire Fabrizio perché voleva raccontare la sua, ma attenzione, quando voi avete fatto una cosa giornalistica, sì, lui ancora non aveva tirato fuori certo, dei nomi, certo, e c'era praticamente l'inizio di una cosa in cui non si sapeva dove si andava a esattamente parare. Esattamente è diverso quello che è successo dopo. Noi abbiamo fatto raccontare a poi lui, voglio capire che domande che gli fanno, esatto, perché no, poi prima che attacchi, no, perché ho visto alcuni attacchi anche al programma, alla rete, come perché fate intervenire uno così, noi non siamo, noi possiamo far parlare tutti, no, mi sembra, cioè, giusto, no, si pare giusto, finché anche vanno va risposta alla gente che no scrive, no, sono d'accordo con te, però la domanda è, a me viene un'altra domanda in base a questo argomento che ha tirato fuori Massimo, giustamente, perché tu devi salvaguardare il prodotto che in Italia è in calo da anni in modo drastico. In tutto ciò, ma ci dovevano pensare i giocatori prima, Francesco. In tutto ciò, il presidente della Lega, tutto a posto? Eccoci di nuovo insieme. Allora, torniamo a parlare dell'argomento che sta sollevando il polverone per quanto riguarda il calcio, ovvero quello delle scommesse. E dato che abbiamo citato l'articolo 24, dove si parla che come pena ci sono squalifiche che possono arrivare fino a 3 anni e multe da 25.000 euro, il secondo sondaggio di questa sera che facciamo a voi telespettatori è: scommesse servono squalifiche esemplari? Sì o no? Andate a votare sulla nostra pagina. Per esemplari di intendiamo dire una cosa molto semplice, cioè si deve usare il pugno duro oppure bisogna, bastone o carota, insomma, bisogna essere un po' più, diciamo, permissivi, morbidi, cioè non andare al massimo delle pene e soprattutto vedere caso per caso quello che sta succedendo. Quindi naturalmente, beh, c'è anche un papà di un calciatore che dice: ma questo compito di, tra virgolette, tutelare i calciatori spetta ai procuratori. Ma io non sono d'accordo, quello che ha detto infatti, il padre, la domanda di Fagioli è questa. Esatto, ma di Fagioli, non volevo fare il nome, ma scusami, però ma scusami, è giusto o non è giusta questa, ma cioè voglio dire, ma sono ragazzi come nel caso di Fagioli che sono fuori di casa da quando avevano 15 anni eccetera, voglio dire, ma i procuratori fanno i procuratori. Beh, il nuovo procuratore dice: io sono subentrato dopo e appena io ho capito sono intervenuto per procedere con l'autodenuncia, quindi c'è nel ruolo della gente, secondo me, vedere la crescita fuori dal campo come va. Perché io oggi leggevo delle parole di Branchini, che fa parte della categoria dei veri agenti, quelli non improvvisati, che diceva che una deriva si sta avendo da quando questo mestiere si pensa che sia solo contrattare per avere più soldi perché vado in scadenza e chiedo di più. No, la gente è un'altra cosa, è quello là che fa gli interessi del ragazzo, quindi vede anche la vita privata, come tu ti comporti fuori dal campo. E secondo me è vero, invece c'è una serie di parenti che oggi cerca di strappare solo la commissione più alta, e quello non è fare il mestiere. Il padre di Fagioli farebbe molto bene a fare un esame di coscienza anche lui, famiglie, gli agenti. Adesso tutti, insomma, poi arrivare a questa dichiarazione. Diciamo che sono già grandi e vaccinati, per responsabili. Prima di dei fare loro affermazioni, atti, voglio dire, dovrebbe valutare quello che dice, perché non per suo figlio, per tante situazioni nel mondo del calcio, perché il sondaggio è esatto. Sono molto curioso di sapere quali saranno le risposte, però non dico pene esemplari, soltanto se provate, ovviamente, perché abbiamo visto in altri casi, sono tutti innocenti in questo momento, fino a prova contraria, sia chiaro. Però voglio dire, se il giro c'è, è estremamente grave ed estremamente triste. Comunque, Gianluca, cerca di capire bene la domanda che ti faccio.
non perché magari sbaglio io a portela, non perché tu non la capisca, ma secondo te di tutta questa storia, Corona, quando farà tutti i suoi nomi, perché lui li sta... cioè li farà la tutti? Questione è questa. Li farà tutti? Ecco, li sta centellinando uno alla volta, uno ogni tanto, uno, poi uno, poi uno, poi uno. Conoscendo anche il suo pregresso, voglio dire, li farà tutti questi nomi? Secondo te? Oppure... Ma io, guarda Maurizio, questa... Insomma, stai in un certo qual modo... Non si tratta di comprendere la tua domanda... Un tappeto su certe situazioni. No, non si tratta di comprendere la tua domanda, che è molto chiara e non ha neanche un coefficiente di difficoltà altissimo. Allora l'ho spiegata bene. Allora l'ho spiegata bene. Paolo. Temevo io di spiegarla male. Esatto. E Paolo... Non ho capito quello che Paolo l'aveva detto prima, Paolo Bargigia l'aveva detto. Noi dobbiamo capire che cosa hanno detto gli inquirenti quando hanno chiamato Corona come persona informata sui fatti. Dobbiamo chiedere che cosa hanno detto, che cosa, perché lui c'è una frase in cui dice: in questo momento è segretato tutto. Non so dirti però se Mamma Rai, un ente pubblico, possa pagare un cachet di 34.000 euro, ribadiamo cosa che ha detto Corona questa sera alla Zanzara, non lo stiamo dicendo noi, dicendo i nomi sono oltre 50, perché voglio dire, quella sarebbe proprio poi uno sperpero di denaro pubblico senza precedenti. Cioè, voglio capire, c'è un punto, non per eludere la tua domanda, ma c'è un punto in cui noi non sappiamo come la situazione. Mi fa strano che Corona però si sia fermato, perché è andato alla Zanzara stasera, è andato, poi domani va in questo programma che, guarda caso, era in grande crisi per gli ascolti, e ovviamente cerca di farsi pubblicità con scritturando tra virgolette uno come l'attesa, Corona. L'attesa. Gianluca, ma tra virgolette, ho qualche dubbio che si continui a farlo. Tra virgolette ti chiedo, ma non sei curioso di capire anche che tipo di domande gli verranno poste a Corona? Perché a me questo spaventa molto di più. Guarda, io credo che sia... Io penso, cioè, che oltre queste il pagarlo, poi che domande gli fai? Ovviamente della gestione. Sì, ma... No, io siccome non sono la De Gerolamo, per fortuna, allora io quello che voglio dire, l'unica certezza che posso pensare, non entrando nel merito della gestione dei programmi che hanno un'autonomia particolare, io credo che difficilmente saranno domande di alle quali Corona non conosca il contenuto di queste domande. Io penso che le domande, il mio dubbio, le domande saranno già pronte, la De Gerolamo le leggerà e Corona risponderà secondo quelli che sono i suoi margini. Non saranno insidiose come quelle che fa Maurizio, in sostanza. Non mi aspetto. Massimo? No, sento, ma Massimo non... che borbotta. Secondo me, ragazzi, vi rendete conto che domani ci sono degli atleti che devono scendere a Wembley, che avranno sicuramente un'adrenalina pazzesca già per quella partita, e sanno quello che è successo perché l'hanno visto, e domani stesso c'è questo qui che parla alla televisione. E infatti a me dà molto fastidio, questo volevo dire. Dei nomi che poi magari, aspetta, dici dei nomi, poi magari vai a vedere e poi le prove diranno che non era proprio così, che magari di questi nomi qualcuno è un nome tirato là così. E questi giocatori, che sono comunque poi dei ragazzi, devono invece andare a giocare a Wembley. E vi assicuro che giocare per la nazionale comunque è una cosa che io non credo che, già non essendoci questa cosa, la partita ti porta un'ansia, una tensione pazzesca. Stanotte io dovessi giocare quella partita, stanotte io dormirei 3 ore. Perché è così, perché succedeva all'epoca, succede ancora adesso. No, Massimo, aggiungo altro a questo che stai dicendo, che è giusto, con quello che succede anche a Bruxelles, tra l'altro. Sì, anche, oltretutto, esatto. Beh, adesso io non voglio entrare in questa cosa, perché... altrimenti poi usciamo da quello. No, ma è oggettivamente un problema, diciamo, anche quello, per uno che in questo momento deve girare in Europa per giocare in grandi stadi. Wembley. Però insomma, devi giocare una partita importantissima e tu sei lì che sai che c'è uno che va in televisione a dire nome quell'altro, senza magari
onestamente, non dico avere le prove, però insomma poi sai cosa mi dispiace, Max? C'è di vero. Sai perché ti vengo dietro su questo discorso? Perché a me dispiace molto che in questi giorni i giocatori vengono trattati come veramente come qualcuno che ha ammazzato qualcun altro. Cioè, sì. Stiamo parlando di scommesse con dei soldi propri. Noi stiamo parlando di ragazzi. Eventualmente. Se ragazzi. Sono solo degli scommettitori, esatto. sono sciocchi, esatto. diciamo così. Perché esatto. ingenui. Se hanno invece alcuni di loro, se alcuni però di adesso, loro però hanno una ludopatia, domanda, sono dei Maurizio, malati. Voglio entrare, scusa, voglio entrare nel dettaglio, scusami. Io adesso però faccio una domanda, perché qui ci sono tanti giustizialisti. Naturalmente ricordiamoci sempre che comunque queste società di scommesse sono comunque pubblicizzate dappertutto. Qualcuno addirittura ce l'ha sulla maglia. Pagano okay. un sacco di soldi. Quindi già se trovi una persona un po' no, debole aspetta, Massimo. E ci casca. Ma detto scusa, no, fammi finire, poi ti dico perché. No, ma non è che c'è un errore di fondo. No, ti ma sto ti dicendo spiego. Che se c'è una persona. Aspetta, facciamo finire e poi così ti ma sono pubblicizzate le società legali di scommesse, mica quelle illegali. Certo. No, sì. Ma no, mica le illegali. Hanno giocato anche in quelle legali. No, hanno giocato anche in quelle legali. Ma no, aspetta. Aspetta, vengo al punto, Paolo. Vengo al punto, per favore, vengo al punto. Ok. Ma ora che Tonali possa giocare una partita, io adesso non so che partita ha giocato, ma che Tonali possa giocare una partita, scusami, che giocano in Azerbaigian solo per il gusto di giocarsi 100 lire e avere l'adrenalina di vincerne 300, ma cosa cavolo c'entra col dargli poi una... Poi dopo se ha giocato una partita d'italiana, se ha giocato... Ho capito, ma allora bisogna cambiare la regola, Massimo. L'ho detto da prima. Però l'ho Massimo, detto da prima che bisogna però cambiare Massimo, regole. Scusa, io... L'ho detto io, da prima che bisogna cambiare qualche regole. Sera, io qualche sera fa ho sentito proprio a Sette Gol un tuo intervento che condividevo, che però non ho capito io a questo punto, perché io mi ricordo che tu dicevi... Ma uno che sa bene che c'è questa regola per fare una cosa del genere deve essere proprio uno, insomma, come per dire, un fesso, tra virgolette, no? Tu avevi usato un altro termine. Certo. E io sono d'accordo con te. Ma continuo a dirlo. Ma non cambia ma questo. Io continuo a dirlo. Però adesso... Non ho detto che questi qui sono dei geni, Sono dei coglioni. Però se andiamo a vedere nello specifico, io mi leggo a quello che ha detto adesso Francesco. Francesco ha detto, cazzo, ma non hanno mica ucciso qualcuno. Qui sembra che è successo un qualcosa che qualcuno ha ammazzato i genitori. Ah no, però, cioè, Massimo, ragazzi, però allora, ragazzi, pesare le andiamo... cose un po' troppo, ma infatti, pesa un po' troppo ma Massimo, ma infatti se tu uccidi qualcuno ti becchi l'ergastolo. Esatto. Qua stiamo parlando di sospensioni di 6, 8, e di multe da 25 mesi. Solo nell'ambito della giustizia sportiva. Allora, noi, fermi tutti. Ma infatti la giustizia ordinaria esatto. ti dà solamente una pena pecuniaria. E allora cambiamo la giustizia sportiva, ti devo dire. Però ragazzi scusate un attimo, intanto per certi versi secondo me da che è a casa passa che questa cosa da un certo punto di vista sia quasi giustificabile, dall'altra parte non sia quasi punibile, perché guardate che secondo me da casa passa un po' questo. Noi andiamo... Allora, tema scommesse. Non c'è prima... pace nella... No, non c'è pace, però infatti bisogna fare un attimino di chiarezza, perché secondo me, questa però è una mia personale opinione, è comunque una cosa da punire, adesso indifferentemente se bisogna seguire se le però regole dell'articolo ci orienti, 24 ci orienti il verso cosa il sondaggio. No, non ho detto se giusta. Me l'ha detto da punire, non no, in no, modo no, pesante. Io non ho detto, infatti non ho detto come, però sinceramente così, il calcio attraente si ma non fanno c'entra. Prendere no, come dice no, lei. No, non c'entra niente, io penso solo, vado un attimo a logica, il calcio è lo sport che sognano praticamente tutti i bambini popolare. Quando sono piccoli. Perfetto, devi avere devi educare anche tramite il calcio. Scommettere è una cosa che secondo l'articolo 24 non si può fare. Perfetto, non si può fare, non puoi scommettere sul calcio, sei un calciatore non scommetti. Sì, scommetti sui cavalli, scommetti su quell'altro che vuoi. Facciamo un attimo ordine, poi io porgo la domanda. La faccio con sintesi assoluta e seguo la conseguenza di Mariano. Fate un attimo di chiarezza sulle vostre opinioni e su quello che pensate. No, io parlo della norma semplicemente, dico semplicemente che una cosa giustizia ordinaria è una cosa giustizia sportiva. Sotto il profilo ordinario non c'è nessun tipo di reato, e se ci fosse reato perché si gestisce
su una piattaforma illegale, con la IL da questo punto di vista molto evidente, a quel punto ci sarebbero sanzioni che non sono esemplari, peraltro, anche. Sì. Che sono pecuniarie. Pecuniarie, soprattutto. Con oblazione, che puoi oblare praticamente. Per quanto riguarda il calciatore, invece, che scommette dal punto di vista su siti legali in cui c'è tanto di pubblicità, in cui può gestire legalmente questa situazione, non lo può fare relativamente sempre a tutti i campionati, compreso quello della Russia o dell'Uzbekistan. Non può farlo assolutamente per principio, perché è iscritto a una federazione. Quindi il calciatore non può farlo, quindi è soggetto di condanna secondo la giustizia sportiva. Diversamente il calciatore è responsabile penale. E questo è un regolamento della Federcalcio. Il termine, scusate, ludopatia. Questa vuol è una malattia. Dire disturbo da gioco d'azzardo. Fagioli è stato molto onesto. Ma Fagioli non è quello il punto. Ad ammetterla e soprattutto quando arrivi a quei livelli, intanto non lo fai apposta, secondo me. Primo. Cioè, perché c'è gente che scommette molto più di quello che guadagna nella vita comune tutti i giorni. Sì, sì. E io ne conosco un sacco. Che si sputtanano tutti i soldi. Lo so, però Francesco, loro sono dei tesserati e non puoi giocare. Perfetto, ma il concetto non è che non debbano pagare. Devono sicuramente pagare. Certo. Però ragazzi, vi ripeto, mettetevi voi nei panni di ragazzi di 20 anni, bravo, dei quali bravo, non conosciamo. Io però vi voglio porre la famiglia, la cultura, l'educazione, con dei milioni di euro in mano, poi che sono improvvisamente trattati come dei... Poi cioè, lo chiudiamo. Poi ma io vi voglio fare un'altra domanda. Io, federazione, ho imposto delle regole, per me giuste, che impediscono ai tesserati di giocare. E non di giocare nei siti illegali. Di non giocare né nei siti legali né nei siti illegali. Perché lo ritiene. Sul tuo sport. Sul tuo sport. Sul tuo sport. Bene. Però allora non accetti la pubblicità. Tu federazione, ma perché della tua pubblicità non lo può fare uno a nome di un altro? Quella è rivolta al pubblico. Perché è un esempio che non può fare a nome di un altro uno? Non lo può fare a nome di un altro uno? Beh, però è un aggiramento della ragazzi, scusate. È un aggiramento della. Scusate, però guardate che adesso Maurizio, guardate che poi voi state parlando solo della Serie A, ma guardate che io parlo anche del settore giovanile. Ci sono ragazzi della primavera che hanno 18-19 anni che fanno parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma che probabilmente le procure manco conoscono, e quelli non potrebbero giocare neanche loro, come non possono giocare quelli che sono in prima categoria, in eccellenza, in serie D, solo che i nomi non si conoscono e quindi non vanno, o forse anche le cifre non sono così esorbitanti, no? Però ci sono anche loro, non è che ci sono solo quelli, i Tonali, i Zaniolo, e ci sono solo questi qui, andate a beccarli tutti però. Che cazzo, non solo quelli lì. Vabbè, questo sia l'indagine nasce. Scusate, l'indagine nasce nel 2022, non per beccare Fagioli, Tonali. Nelle serie minori. Scusa Massimo, l'indagine nasce nel 2022, non per beccare o prendere questi giocatori. Lascia stare con l'indagine, Borrelli. No, ma sto dicendo, questa è l'indagine. Ma ho capito quello che stai dicendo, però... Qua è come quando è famoso l'esempio di quando uno ti ferma con Rosso, dice ma allora fermali tutti. Però, Massimo, in questo caso perché la federazione utilizza sempre le procure? Perché la federazione utilizza sempre le procure? No, ma la federazione qua ha avuto la comunicazione dalla procura perché ma sempre così ma capito ma indagando su un altro ma scusami ma scusami Massimo ma la federazione ragazzi calma uno alla volta ma la federazione è mica potere di indagine penale è ovvio esatto. No quando c'è una notizia non penale, ma quando non c'è penale, una notizia di reato ma cosa vuol dire Paolo ho capito che non è penale ma tu devi andare a controllare cosa fanno. Ho capito, ma Massimo, ma mica ti puoi girare dall'altra parte. No, fammi dire una cosa. Scusa, Massimo. Ci sono gli ispettori che sono all'interno di un spogliatoio dove c'è uno squalificato che si presenta lì ed è squalificato. Sì, ho capito, ma non fare. Ma non mischiare le cose. Non mischiare le cose perché la federazione non è un organo. Non è un organo inquirente o di polizia giudiziaria. Però se gli arrivano non degli può, atti... Se gli arrivano le segnalazioni, ovvio. Ma non può di suo fare il lavoro delle procure e della polizia giudiziaria. Non può mettere sotto controllo i telefoni, le utenze telefoniche o sequestrarti gli smartphone. Cioè, Massimo, stai dicendo una cosa che secondo me confonde chi ci ascolta. Perché comunque, a livello istituzionale... E nel regolamento eccetera c'è che una procura federale di qualsiasi sport in serie D giocano
Allora, e cosa allora, c'entra? In Serie B giocano? Allora è come dire. Perché c'hanno, sono anche loro FIGC. Ma ho capito, Massimo, ma scusami. Ma è come se uno si dopasse in terza categoria. Non hanno il nome, non puoi sapere. E allora cosa fanno? Assolvono tutti. Gioca in Serie D. Ma scusa, Massimo, scusami. E allora vuol dire che non si può adottare questa regola. Ma non è vero, ma scusami, Massimo. Ma si fa campione. Scusate, si fa anche sul doping. No, ma Massimo. Massimo, ma è come dire che beccano uno che fa una rapina a mano armata e non possono, secondo te, condannarlo, indagarlo e condannarlo perché dice nel mondo ce ne sono altri. No, perché dice, non sto dicendo questo. Ma allora cosa vuoi dire? Devi beccare anche sotto. Ma beccare sotto, ma scusami, ma beccare sotto non li deve beccare la Federcalcio con la Procura Federale. Beccheranno. Allora è una regola farlocca. E allora è una ma non è farlocca, no. Ma cosa dici? La legge scusami, non è uguale per scusami. Tutti. Scusa. E allora cosa vuol dire? Ma Massimo, scusa. Ma scusa, ma è uguale per tutti. Scusami, scusami. Scusami, ma se io Pini, domani ci specializziamo in rapine, andiamo a fare le rapine, ognuno per i cazzi propri, no? Mi aspetto meno banalità da uno. Ma scusami, beccano lui. Meno banalità da uno come te. No, ma vorrei dire una cosa. Ma no, Massimo, tu hai detto una cosa. Ma che beccano te? Tu, Massimo, secondo me. Ma campione si fanno i controlli, Paolo, a campione. Aspetta, Michele, secondo me, Massimo, con tutto il rispetto. E come no, il doping come si fa? Ma scusami, no, ma il doping a campione si fanno i controlli, Massimo. Secondo me, Michele. Ah no, il doping lo fanno a tutti tutte le domeniche. Secondo me, Massimo. Cioè no, sta passando, scusami. Ragazzi, calma. Paolo, Massimo la sta buttando in cacciara, dove lui dice, siccome lo fanno anche in Serie D, si può fare. Dai del cacciarone a qualcun altro. No, la butti in cacciara, non che sei un cacciarone. Diverso. Posso un attimo, per favore, E la proprietà è transitiva, non sei tu un cacciarone. Ma la tua casa tua la cacciara. No, ma c'è il problema. Ma cosa, scusami, ma che senso ha dire? Ma che senso ha dire se scommettere in Serie D? Non butto niente in cacciara. Ma sì, perché se tu dici che scommettono anche in Serie D. Tu non mi dici che butto in cacciata. Ma cosa? E allora tu dimmi cosa dovrebbe fare la Federcalcio. Va bene, non so parlare. No, ma dimmi cosa dovrebbe fare la Federcalcio. Cosa dovrebbe fare? Non dovrebbe indagare con la procura? Non sono io, ma mi date 10 milioni, vado io a fare il presidente della Federcalcio. Ma scusami, perché ma se tu li contesti proponi una soluzione, no? Ma proponi una soluzione. No, tutto no, questo, voglio andare da Paolo Barcellona. No, scusami, la gente che ci ascolta, cioè dice, secondo Massimo, ma siccome si scommette, scommettono tutti. Oh cazzo, ma faccio 24 anni questa cosa qua in questa televisione, è 24 anni che parlo in questa televisione. Che cazzo continuate a dire la gente che ci ascolta? Oh, la ma gente ho capito, che ci ascolta, ma scusami. La gente che ci ascolta sto dicendo delle stronzate. No, ma non ho detto che hai detto delle stronzate. Massimo, dovresti calmare. Ragazzi, no, allora, fermi tutti. Allora, abbiamo parlato della Federcalcio. Allora, voglio dire questo. Calmatevi un attimo. In tutto questo, così stemperiamo. Non è che il presidente della Federcalcio se la passi benissimo dal punto di vista delle accuse, o sbaglio? Sì, diciamo Paolo, che a catena sono tante le figure che adesso stanno venendo coinvolte in questo scandalo, in questo frangente, sotto i riflettori ci finisce il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ecco. Che finisce sul banco degli imputati, questo perlomeno emerge da un'indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore, è stato al centro Gravina di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega che ne hanno chiesto le dimissioni insieme ai vertici delle istituzioni calcistiche come il deputato Rossano Sasso, capogruppo in commissione. Chiariamo, non la Lega Calcio. No, giusto? No, certo, ecco. La Lega partito. La Lega partito. Ragazzi, può dire fermiamoci tutto un attimo. Gravina. Esatto, ma ne parliamo. Tutto. Paolo, ne parliamo fatto dopo. Mezza riforma. Ma cosa c'entra lui adesso su sta roba delle scommesse, ragazzi? Ma dai. Il problema, scusate, il problema era un altro. Io non voglio adesso spezzare una lancia a favore di Massimo o altro. Massimo si prende un discorso ogni volta in 14 anni, io 14 anni che ci sono, che si parla di giustizia sportiva. Ma Massimo, giustamente, non voglio fare il suo ruolo difensore, non ne ha bisogno. Voleva dire che è la norma che non condivide, la norma
della giustizia sportiva, certo, che molto spesso va a estrapolare dalla giustizia ordinaria. Certo, ma ci sono molte norme che non si condividono. Ma capito? Però ma nel questo, momento capito? Che ci ma sono, perché molte norme non sono neanche tanto chiare. Si deve... Diamo la voce a voi telespettatori e andiamo a vedere un attimino il risultato del sondaggio, appunto, riguardante le scommesse. Servono squalifiche esemplari? Allora, 75% sì, 25% che no. Che sono stati tutti dalla tua parte poi alla fine. Ah, dici che è colpa mia? Secondo me c'è una colpa. Merito, no? Colpa. Vabbè, non lo so. Merito, colpa, insomma, io non lo so questo perché... Allora vale tutto. Esemplare vale. Cosa intendiamo? Dico che ha influenza, è un'influencer. No, ma cosa intendiamo? No, ma ci sta anche che dica anche lei il suo parere, ci mancherebbe altro. Ma per esemplari, cosa intendiamo? Che non finisca a tarallucci il dito. Che non finisca a tarallucci il dito. No, ma chiaro, ma quello non se lo augura nessuno. Cioè, neanche io che sono amico di alcuni calciatori, mi auguro che questi se la passino. Però in Italia abbiamo prima di tutto. Diciamo che siano responsabili, che sia accertato con certezza che siano responsabili. Cioè, che non si passi sopra, ecco. Che non si passi sopra. Per me, scusa, visto che parliamo di norma. Allora io cambierei la norma anche in funzione di una severità. Se io gioco sulla mia squadra, radiato, fuori dalle palle, via. Non devi più far parte di nessuna federazione. Se giochi sulla tua squadra, dove giochi? Anche non giochi più neanche in nazionale. Sulla partita? Anche sul tuo campionato. Basta, fuori, via. Chiuso anche tutto, se giochi sulla tua squadra devi andare via dappertutto. Però se non giochi solo sulla tua squadra, permettimi, finito. Io direi anche per il tuo campionato, perché... È facile, certo, certo. È facile avere relazioni, no, con altri calciatori. No, vabbè, lì gli puoi dare 3 anni. Lì sono giusti 3 anni. Ma vedi, quindi, giusti 2 o 3 anni. Ma quindi quella è la regola. No, aspetta, aspetta, ma se uno gioca una partita che sta a 8 ore di aereo. Allora, trasmissione molto difficile, Gianluca, oggi, come tu puoi immaginare. Però ti chiedo, ti piace questa? No, non è difficile. Maurizio, No, non è difficile, assolutamente non è difficile, è una trasmissione di cronaca, stiamo affrontando le situazioni di cronaca, sì. E ripeto, anche drammatiche. Io penso, perché poi sai, in collegamento tragiche, oserei dire, nella discussione, anche perché poi in collegamento non è sempre facilissimo riuscire a cogliere dei meandri, mi è dispiaciuto questo confronto tra Paolo e Massimo, due persone eccezionali e intelligenti, ma credo che Massimo si riferisca o voglia riferirsi semplicemente al fatto che la gestione e l'applicazione normativa sia con l'ente di ingrandimento esclusivamente per le grandi cose, per quello che sta succedendo, ma che nel sommerso purtroppo e accadono di queste questo cose. È frequente, no? Capita pure molto spesso che il personaggio famoso attiri le attenzioni non solo in senso positivo, ma anche naturalmente in senso negativo. Però l'idea di Massimo ti piace, Gianluca? Aggiungo, scusami sì. Maurizio, ho questa possibilità, certo. La sfrutto, aggiungo che dobbiamo metterci però e dobbiamo essere anche molto attenti nel discorso che si fa nei monopoli di Stato, perché loro ci guadagnano con queste situazioni, con un proliferare di siti legali, ma ci guadagnano tutti, e allora sarebbe opportuno probabilmente non allargare il raggio di possibilità di scommesse anche ai campionati di serie di Lega Pro, di Serie D, eccetera, e limitarli soltanto eventualmente al più grande, perché quello può essere foriero di ulteriori cattivi pensieri. Cioè, questo è il discorso. Guardiamo anche dall'altro lato di applicazione della situazione delle scommesse. Sì, però il problema anche grande, secondo me, che adesso abbiamo citato, o meglio, sono stati citati i giocatori, ma se poi davvero dovessero venire fuori presidenti e altre maestranze, no, assolutamente, però, cioè, nel senso, la pena che ha detto Massimo, ovvero la squalificazione se tu scommetti sulla tua squadra, cioè, voglio dire, come deve essere poi messa per quanto riguarda un presidente, un dirigente. Ti piace l'idea che ha tirato fuori Massimo? Volevo precisare, visto che prima si è alterato, non era un attacco personale, poi buttarlo in cacciara è preso un po' dal romanesco, voleva dire fare confusione, non era certo un'offesa o dire a uno, cioè, cacciara non è, hai capito, è buttarla in cacciara. Ma perché dicevo questa cosa qua? Dicevo solo che Massimo può avere anche ragione o dire una cosa interessante, nel senso di riformare
questo articolo 24 della giustizia sportiva e magari, perché no, potremmo valutare e pensare se davvero il giocatore andrebbe squalificato soltanto se venisse pizzicato a giocare sulla sua squadra. È una sua idea. Per lui magari un calciatore che si gioca a Serbia, Azerbaijan, magari... Come ha detto Maurizio, giocare sul proprio campionato. Va bene, va bene. Perché adesso io ti faccio una domanda. Che rapporti, scusa, tu che sei giornalista professionista, ma pensi di avere dei rapporti inferiori a quelli che può avere un giocatore di Serie C che fa parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, rapporti inferiori magari con una società di calcio di Serie A? No, tu c'hai rapporti maggiori. Puoi giocare. No, ma eppure tu puoi giocare perché non fai parte della federazione. Non ha un grande senso sta roba. Ma Massimo, è vero, ma io non stavo contestandoti quella cosa, perché veramente potremmo discutere se cambiare questo articolo 24. No, ti dicevo solo che secondo me c'erano due inesattezze. Una, volevo dire che la Procura federale non può mettere sotto indagine o sotto controllo i giocatori, perché non li può controllare, non ha gli strumenti, sarebbe violazione della privacy, questo lo possono fare le procure, ed è ovvio, ecco, perché sembrava che passasse il discorso che tu dici, giocano talmente... Allora leva la spiata quella del tuo compagno, levala dall'articolo questa stronzata, che è più legata, scusami, che siccome è un articolo dell'89 è più legato agli anni 80, dove si vendevano le partite. Massimo, l'89, dove l'attaccante, scusami, dieci anni fa l'ho messa denuncia, è successa sbagliava il gol apposta e il portiere faceva passare la palla. Quella dell'89, chiedo aiuto a Paolo Vinci, non è l'articolo della giustizia sportiva, è il penale praticamente. È la riforma del codice penale. Esatto, hai capito Massimo, non spetta alla procura allora l'articolo federale. 24 di che anno è? No. Io vorrei sapere di che anno è. Beh, è di ieri, l'hanno fatto ieri. Però Massimo, sono messa denuncia. Non è legato all'89, non è legato all'89. Nell'ultimo decennio ci sono state. Però io credo che però è una conseguenza di quella norma. Quella norma 24 è venuta per Calciopoli. Per il calcio scommesse di quell'epoca. Però scusate, perché ieri prima è intervenuto, non c'era questa regola. Ieri è intervenuto pure a Sette Gold un ex calciatore che diceva che a ogni inizio di stagione si va a fare questo tipo di discorsi alle squadre. Alla sottoscrizione del contratto. Tutte le federazioni lo fanno. Tutte le federazioni. Anche la federazione tennis, la federazione basket. Tutte le federazioni all'inizio dell'anno fanno una valmecum. Vanno una riunione dove ti dicono quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Cioè, non mi sembra una cosa, voglio dire, cioè, poi si può discutere, ripeto, magari la norma può sempre migliorare, si può mettere. Sicuramente deve essere un po' più chiara su certi punti. Però oggi il caso è quello di alcuni giocatori che sono indagati, e secondo me non è oggi il punto di cambiare la norma, oggi è il punto di capire perché succede e che conseguenze può avere. Se domani veramente può essere un'altra svolta, oppure se, secondo me, visto sono andati in ritiro in nazionale, adesso sanno che Corona domani sera dice altri nomi e nessuno viene indagato il giorno prima o vengono indagati domani pomeriggio. No, domani pomeriggio non vengono. Allora può darsi che ci sono delle notizie diverse perché dei due. Perché molti stanno. Io non sono convinto. Che Corona domani faccia i nomi. Io non sono neanche sicuro, è vero Paolo? Io non sono convinto di questo. Non sono neanche sicuro che la trasmissione poi si farà. C'è stata una richiesta da parte. Cioè, c'è ancora. Sì. È ancora in dubbio, vero? C'è in atto ormai dal tardo pomeriggio un CDA Rai dove di fatto si sta discutendo sulla convenienza di fare questa trasmissione con Fabrizio Corona. Proprio perché è ente pubblico la Rai. È intervenuto il presidente o il direttore generale della Rai, se non vado errato. Sì, tutti più alti. Quindi ma non è detto che insomma questa trasmissione la vedremo. Può essere anche possibile che la procura. Sì, dici. No, può essere anche possibile che la procura a Corona abbiano intimato fra virgolette quello che ci auguravamo prima. Dimmi, Gianluca. No, io sono d'accordo su questa cosa, anch'io sono convintissimo e faccio una provocazione, scommetto un euro che domani non farà neanche un nome, Corona. Ma la scommetti da un sito legale o illegale?
Ecco, sempre legale, ricordatelo. Ecco. Sempre bene, con legale. Questa battuta noi chiudiamo.